spiegare quello che ho, è un problema che riguarda. Fateci largo che passiamo noi. Il ristorante dei deputati e il ristorante dei dipendenti. Da quando è arrivato il Movimento 5 Stelle qui c'è un consistente numero di parlamentari che utilizza la mensa dei dipendenti, in qualche modo anche congestionandola, facciamo anche un po' di mea culpa, e allo stesso tempo c'è il ristorante dei deputati che ha un calo di utenti. È abbastanza assurdo che l'esternalizzazione della mensa sia stata data ad una ditta inglese. Ora, l'ordine del giorno precedente non è stato accettato. Io mi auguro che questo comunque sia affrontato dal Collegio dei Questori anche per una questione di sicurezza nazionale, in quanto è abbastanza assurdo il fatto che noi, come italiani e orgogliosi del Made in Italy e delle nostre produzioni agroalimentari, ci riforniamo e ci cibiamo di cibo da parte di una ditta inglese. Per quel che riguarda poi l'organizzazione della mensa nel futuro, vedremo di cercare di venire incontro alle esigenze di taluni per cercare di evitare congestioni al self-service e quant'altro. Bene. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine non so come il baccalà. Io sono contento che i questori abbiano deciso di risparmiare, ma già è un avvelenatoio. Speriamo che almeno sulla qualità cerchino di non risparmiare. Quando fanno il bando, che ci si possa almeno mangiare. Grazie. Prego. Chi altro? Se il Parlamento di Londra facesse una gara europea e facesse vincere una ditta inglese invece che una ditta italiana che ha migliori requisiti, noi faremmo immediatamente una procedura, chiederemmo alla Commissione di aprire una procedura di infrazione a carico dell'Inghilterra. Visto che noi siamo i primi a dire che siamo tutti uguali, che siamo gente del popolo, che tutti dobbiamo stare e far vedere che siamo persone normalissime, di fare in modo che venga sfruttato meglio la questione del ristorante, per cui se sotto c'è il self-service non vedo perché non possa esserci anche sopra. Allora, il questore D'Ambroso vuole intervenire, prego. Sì, mi rendo conto che stiamo parlando di cibo a quest'ora, forse il richiamo al tema è abbastanza pertinente, però davvero, solo per chiarezza, soprattutto perché viene da questa parte dell'aula che ama monitorare con attenzione, rammento che quando tutti noi andiamo a mangiare nel ristorante ufficiale, ciascuno di noi, anche se prende il brodino, paga e lascia, fa lasciare 15 euro per ciascuno di noi a questo palazzo, che noi neanche ce ne accorgiamo. Quindi quando andiamo in quella cosa, lì si pagano 15 euro e nella mensa di giù se ne pagano 9, giusto per completezza di informazione, senza polemica. Sì. Volevo sottolineare che esiste in fisiologia un riflesso che è chiamato pavloviano, per il quale al ripetersi di alcuni tipi di stimoli i succhi gastrici si mettono in moto e attraverso appunto il ripetersi di questi stimoli condizionanti generano una condizione di bisogno impellente. Chiedo pertanto alla Presidenza se non intenda valutare una interruzione per poter assolvere appunto a questi bisogni fisiologici, non solo di carattere alimentare per essere ristorante, ma anche di altro genere. Sì, grazie Presidente. Io potrei avere un conflitto di interesse al contrario, nel senso che per me potreste chiudere sia la mensa che il ristorante, soprattutto in questo periodo non mi creerebbe alcun problema. La ristorazione. Al Senato, fino all'inizio della legislatura, il ristorante era stato chiuso proprio per questa... per alcune problematiche erano relative alla contribuzione, per il fatto che i senatori, dopo aver ripristinato prezzi più onerosi per loro stessi, avevano smesso di andare al ristorante perché era troppo caro. I lavoratori, pensiamo soltanto che alcuni dei nostri centralinisti erano chef formati alla Camera a spese della Camera. Ora queste persone fanno i centralinisti e non più gli chef, perché non possono essere spostati a fare il loro lavoro? Inoltre vorrei aggiungere come la discriminazione fra una mensa dei deputati e la mensa dei lavoratori non ha ragione d'esistere se vogliamo dare il buon esempio. E porto un esempio semplicissimo della Seconda Guerra Mondiale, in cui il generale nazista Rommel
si stupiva come in Africa del Nord gli italiani avessero delle mense, sì, mi faccia concludere, sì, delle mense, la, ma deve essere sul tema, che discriminavano gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati semplici, cosa che continua ad essere ancora tutt'oggi, la discriminazione fra lavoratori e deputati. Quindi l'invito al Collegio dei Questori è quello di unire le mense dei deputati e dei lavoratori e soprattutto di far sì che il cibo abbia, che il bando abbia criteri di cibo biologico, perché a noi ci piace le mangi e beve, non ci piace de lavorare.